Hi everybody, welcome to my new video. Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Da oggi in poi vi parlerò in italiano e troverete qui sotto i sottotitoli in inglese e in italiano. Oggi parleremo dei numeri. I numeri cardinali in inglese si chiamano counting numbers o cardinal numbers, e sono, per esempio, 1, 2, 3, 21, 31, e così via. I primi 20 numeri in italiano sono 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. I multipli di 10 sono 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. I numeri da 0 a 9 si chiamano unità. I numeri multipli di 10, quindi 20, 30, 40 e così via, si chiamano decine. I numeri dal 21 al 99 si formano unendo la decina con l'unità in un'unica parola, in una sola parola. Ad esempio, 22 è formato da 20 più 2. Dovete soltanto prendere il 20, il 2 e metterli vicini in una sola parola. Altri esempi sono 34, 47, 86 e così via. Ci sono alcuni casi particolari. Quando dovete unire una decina con i numeri 1 e 8, dovete togliere la vocale finale della decina. Ad esempio, 20 più 1, prendete 20, togliete la I finale e aggiungete 1. Il risultato è 21, tutto scritto in un'unica parola. Altri esempi sono 38. 30 più 8, dobbiamo eliminare la A finale di 30 e aggiungere 8. 38 in un'unica parola. Un'ultima particolarità è che 3 si scrive normalmente senza accento, ma quando compare in una decina, come 23, 33, 43 e così via, si scrive con l'accento. Anche i multipli di 100 si scrivono come una sola parola e sono 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000, 1000. Alcuni esempi di numeri con multipli di 100 sono 134, 428, 542. Ricordatevi che con i multipli di 100 non ci sono variazioni. Basta prendere la centinaia, la decina e la unità e scriverle tutte in una sola parola. Il numero 1000 in italiano è 1000, ma i multipli di 1000 si chiamano 1000. Dovete prendere le unità e aggiungerci 1000. Ad esempio, 2000, 2000, 3000,
3000, 4000, 4000, 5000, 5000, 6000, 6000, 7000, 7000, 8000, 8000, 9000, 9000 e così via. Anche con i multipli di 1000 si scrive tutto in una sola parola, ad esempio 1232 oppure 1524. Inoltre il numero 1 million si dice 1 milione. Al plurale si dice milioni, ad esempio 2 milioni, 2 million, 3 milioni, 3 million, 4 milioni e così via. Infine, la parola 1 billion si dice 1 miliardo. Anche in questo caso il plurale è miliardi e quindi basterà prendere l'unità e aggiungere miliardi. Ad esempio, 2 miliardi, 2 billion, 3 miliardi, 4 miliardi, 5 miliardi e così via. Ricordatevi che il numero 1 rimane 1 con nomi maschili, diventa una con nomi femminili. Ad esempio, uno studente è maschile, one student, una casa è femminile, one house. Con nomi plurali i numeri restano sempre gli stessi, non cambiano mai, sia con nomi maschili sia con nomi femminili. Ad esempio, 45 case, 45 houses, 45 studenti, 45 students. Il numero resta sempre 45. Per oggi è tutto. Thank you for watching. Thumbs up if you like my video and don't forget to subscribe. Bye!